il più grande incubo calcistico che ogni tifoso possa mai affrontare. Dolore, immenso dolore, quando arrivi fino a lì e poi improvvisamente tutto crolla. Ma cosa accadrebbe se si potesse tornare indietro nel tempo e rigiocare? Ragazzuoli, prima che questo video cominci, scrivetemi qui sotto in un commento un'altra finale, un'altra partita storica che vi piacerebbe rivedere magari con un risultato diverso. Scrivetemi qui sotto nei commenti, per farlo però, per essere selezionati, perché io ogni volta che farò questo nuovo format saluterò le persone che mi hanno consigliato la partita, dovete lasciare un pollicione. Anche se non avete partita in mente, lasciate un pollicione per il supporto, per farmi capire che questa serie vi piace. Quindi tantissimi pollicioni, proviamo ad arrivare a 3000 pollicioni entro stasera, ragazzuoli, proviamoci so che possiamo. E detto questo, buona visione. Questo è il nuovo video. Oggi, ragazzuoli, come avrete letto dal titolo, avrete visto anche dalla intro, siamo qui per vedere ma cosa succederebbe se potessimo rigiocare le partite storiche. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui a vedere cosa succede se si rigioca la finale di Cardiff tra Juventus e Real Madrid. Avrebbe adesso una possibilità la Juventus? Ovviamente, ragazzuoli, ho rifatto le squadre come erano ai tempi, quindi CR7 è tornato a Real Madrid, quindi io direi che non ci sono tempi da perdere. Andiamo con questo calcio d'inizio, ragazzuoli. Rimarremo in mezzo. Ok, però stavo utilizzando le rose online. Vabbè, adesso le leveremo. Comunque sia, cosa faremo? Andremo a selezionare la Champions League. Metteremo Juventus e Real Madrid e poi andremo a simulare, ovviamente io andrò a fare la telecronaca in live della partita, ragazzuoli, e vedremo se finirà allo stesso modo di come finì bruttamente, diciamo. È tutto brutto, ragazzuoli. Bentornati qui da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Siamo qui per questa nuova finale, anzi per rigiocare la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, raga. Pazzesco, pazzesco. Le squadre sono nel tunnel. Guardate intanto un po' Dani Alves che parla con Sergio Ramos. Il saluto, raga, mamma mia, quanta sportività qui. Il pipì dall'infondo. E raga, guardate chi è l'ultimo giocatore del Real Madrid. Attenzione che scende dopo Isco e Benzema. Sì, raga, c'è proprio lui, CR7. Sì. Eccoci qua, finale di Champions League, tutto pronto. Eccolo, il sottofondo della Champions che non vi posso mettere. Avrete tipo una canzone remixata della Champions League, ragazzi, perché sennò mi fanno il copyright e mi chiudono il canale. Quindi no, la sentirete, sentirete una specie di remix. Comunque sia, non ci sarà nulla di Champions perché non sto giocando il Napoli, giustamente. Quindi Buffon è tornato alla Juventus solo per questa partita. Mamma mia, tensione a mille per questa Champions League. Real Madrid con Toni Kroos, Isco, Benzema e CR7. Ok ragazzi, sta per iniziare la partita, scusate per il fail. Perfetto, Modric, appoggio subito per Ramos. Ramos verso Toni Kroos. Attenzione, Pjanic guarda la sfera, Dybala che tira, ci prova, deviazione. Mamma mia, molto statico il Real Madrid. Attenzione, ancora Modric verso Carvajal. Carvajal prova a salire. Carvajal, sta entrando in aria, palla per Modric. Modric a giro! Buffon! Buffon come la leva, raga! Come l'ha levata Buffon! Pjanic al lancio lunghissimo verso Alessandro, ma è perfetto. Alessandro è al limite, la può crossare, cerca Higuain! Mandzukic che tira, imbucata di Dybala, la voglia, la voglia, quanto vantaggio la Juve, oh, Dybala, 1-0 Juve, mamma mia raga, la voglia, 1-0 per la Juventus, un fulmine al ciel sereno di Paolo Dybala, 1-0, il Real è sotto. Toni Kroos verso Marcello. Ora ci saranno un sacco di scambi come sempre, ma sta combinando un disastro il Real. Quindi Mandzukic, Pjanic per Khedira, Barzagli è salito fino a lì, non so il motivo. Barzagli al cross e il pipì, Mandzukic!
Incredibile, raga! Incredibile! 2-0 della Juve! 2-0! Vai il re del croato un'altra volta! Vai Modric, prova a passare! Isco gran fitta! Mamma mia, che partita, raga! Che partita! Isco messo giù! Calcio di rigore per il Real! Dybala fa la cavolata! Sui 3 minuti di recupero, Dybala commette un grave errore e calcio di rigore per il Real Madrid. Che partita sta uscendo, raga! Attenzione, la batte Ramos e non c'è R7. Ramos! Sbaglia Ramos! Sbaglia Ramos! Mamma mia, raga, che partita! Marcelo! Marcelo può andare al cross, Toni Kroos al cross, invece verso Higuain che non arriva. La poteva chiudere qui il Pipa. Quindi Alessandro, ancora verso Mandzukic, Mandzukic al cross, Navas fa buona guardia, Casemiro per Toni Kroos, Casemiro per Bale, 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 un gol da 100 milioni, la riapre, 2-1 per la Juventus che per Real, che sto di... Mandzukic, ancora Mandzukic, per Dybala, la Hoja, ancora Mandzukic, allarga un perché Barzagli in attacco, Dybala, Navas. Minuti di recupero, raga, minuti di recupero, ultima chance per il Real, attenzione, Ronaldo, Ronaldo, ancora Casemiro, Casemiro per Toni Kroos, Ronaldo, ancora per Toni Kroos, Casemiro, Ronaldo all'ultima azione, la palla per Isco, butta via la Juve, attenzione, è finito il tempo di recupero, è finita, la Juve ribalta la finale di Cardiff, ribalta la finale di Cardiff, raga. Sì, sì, no, volevo vedere quando l'alzava, cavolo, volevo vedere che alzava la Champions. No, ho fatto una cavolata, raga. Vabbè, nel prossimo video metteremo le scene in cui la Juventus alza la Champions. Vabbè, in caso ve la metto tipo, prendo una clip e ve la metto qua sotto. Ho sbagliato io, raga, scusatemi tantissimo. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Come sempre qui dal Botalox è tutto, scrivetemi un'altra partita che vorreste vedere rigiocata. Come sempre qui dal Botalox è tutto, Titalox Stick, different, bella.